Be Gout. Ho 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 ho, come va vicini di casa? Io sono Big Klaus e buon Natale, ma soprattutto benvenuti a questo video speciale dedicato a questa bellissima festività. Se vi ricordate bene, il Natale scorso Big Klaus mi ha impedito di fare lo speciale insieme a voi. Del resto è comprensibile, questa è la sua postazione, ma a parte quello ragazzi, stavolta Big Klaus non c'è. È assente e io mi sono intrufolato in casa sua per prendere il suo posto e fare lo speciale. Stavo dicendo, per fare lo speciale al posto di Big Klaus. Oh oh! E per questo speciale avevo pensato di proporvi Left 4 Dead 2. Ma voi ragazzi vi chiederete come mai Left 4 Dead 2? Beh, Big Klaus tratta giochi horror o comunque survival horror. E visto che ci tengo a non farlo uscire fuori tema e che a Natale non si trova molta roba horror e natalizia allo stesso tempo da vedere, e se si trova fa cagare, ho deciso di giocare per voi a Left 4 Dead 2, ma con qualche piccola modifica che renderà il tutto molto più natalizio. Penso che tanto per cominciare il livello del Luna Park sia il più adatto, anche perché in quale altro posto possiamo trovare dei bambini che gridano allo spirito del Natale? Comunque ragazzi, devo avvisarvi che è da 2 anni che non provo questo gioco, ce l'avevo su un vecchio computer e praticamente non ci gioco da quando andavo ancora a scuola. Volevo dire da quando Big Klaus andava ancora a scuola. Comunque devo confessarvi che anche me, medesimo Big Klaus, non prova questo gioco da tanto tempo. E sarà certamente per quel motivo se nel corso di questo gameplay potrei fare schifo. Comunque ragazzi, tanto per riscaldarci direi di mettere la difficoltà su avanzato, sì, tanto per riscaldamento. Nel frattempo che carica ragazzi, devo confessarvi una cosa. Non vi ho detto tutta la verità prima, la verità è che è successo un bordello al Polo Nord. Praticamente gli elfi si sono lamentati che la loro paga è misera e che li faccio lavorare in nero. Ed è per questo che hanno deciso di ribellarsi a me e ora il loro unico scopo è quello di uccidermi. E per farlo hanno trasformato interi esseri umani in zombie e morti viventi. Noterete che hanno delle maschere che sono vestiti come me, insomma. Ecco, questo è per confondere i nostri ormai nemici elfi. E nel frattempo che loro cercheranno di capire quale di noi quattro è il vero Santa Claus da uccidere, noi nel frattempo li fucileremo senza pietà. Guardali là, bastardi! Siete tutti sulla mia lista dei cattivi traditori! Bene, l'ho ucciso io, grandissimo. Ragazzi, lo so che è difficile uccidere i vostri stessi fratelli, però dovete capire che ormai sono nemici di Santa Claus e di conseguenza nemici dello spirito del Natale e vanno puniti severamente. Chi è che fa questi versi? Uno di quelli zombie vestito da Santa Claus è un impostore. Bene, continuiamo il massacro di elfi. Avreste dovuto pensarci prima di lamentarvi del vostro stipendio, ragazzi. Bene, sono contento che si stia facendo giustizia. Reloading. Canditi, che sono in realtà munizioni, ma comunque molto utili. E abbiamo anche la nostra prima arma natalizia da utilizzare contro gli infedeli. Abbiamo anche una bellissima Molotov qua, che non so di che cosa sia fatta la bottiglia, però sembra molto natalizia. Sti cazzo di baffi. L'ho ucciso io. Molto bene. I vostri alleati non vi serviranno a nulla contro la causa per ok, è già morto. Per sconfiggere lo spirito del Natale. Non ci riuscirete mai, amici miei. Avreste dovuto continuare a costruire i giocattoli, ma voi... Ok, non era morto, strano però. I miei più sentiti auguri di Buon Natale. Bagliamo la Macarena e curiamoci, siamo pronti a far fuori altri elfi. Cosa pensi di fare?
Oh, buongiorno. Oh, 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 oh. C'è una di quelle troie! Volevo dire una di quelle brutte persone! Ti aiuto io! Molto bene! Oh! Oddio! Usa la forza, Luke! Usa la forza! Vi sparo nelle palle! Vi sparo nelle palle intanto che mi rianimano! Un po' più veloce! Ok, dai, forza! Un aiutino! Un piccolo aiutino prima che crepo! No! No! Aiuto! Siete degli incompetenti! Non so se perdonarvi per non avermi aiutato prima, comunque ragazzi andiamo avanti! Oh! 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 Qua sopra ragazzi! Cosa fai? Vuoi fare il tucatuca che tocchi? Forse non sai chi sono io, devo ricordarti chi sono io? Eh? Per toccarmi così? Molestie a caso così? Ok ragazzi, siamo arrivati al Luna Park. Probabilmente che bella esplosione. Probabilmente l'unico posto... Cazzo mi tocchi te? Qualcuno mi ha... Qualcuno può aiutarmi? Era ora. Probabilmente ragazzi questo è l'ultimo posto in cui possiamo trovare dello spirito natalizio. Cosa? Una renna? Rudolph sei tu? Hanno trasformato Rudolph in uno zombie? Sono riusciti a portare dalla loro parte le mie renne? Cometa! Cometa, hanno trasformato in uno zombie anche te. Oh, ma adesso la pagheranno, cara. È rimasto un po' di spirito natalizio in questo posto? Direi proprio di no. Questo Luna Park dovrebbe essere pieno di bambini festosi. E invece è pieno dei miei soliti elfi traditori. Oh, 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 a manganellate col candito. Oh, 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 oh. Vi piace questo candito? Lo sentite? Lo sentite lo spirito del Natale? Morirete tutti quanti. Una bella palla di Natale per voi. Eh sì. Cambiamo roba perché mi sono un po' rotto le palle. Volevo dire, dobbiamo salvare altri posti dalla distruzione del Natale, ecco. Santa, posso uscire e uccidere stasera? Beh, se si tratta di elfi ingrati direi proprio di sì. Mappa creata da Frosty? Oh, 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 eccoci qua ragazzi, siamo a casa mia, o meglio dire una delle tante case che ho qua al Polo Nord. Oh, oh, oh. E questa cos'è? La lettera per Babbo Natale. Babbo Natale, voglio essere piccolo come i miei giocattoli. Beh... È una richiesta un po' strana da parte di un bambino, però almeno non ha chiesto un iPhone. Come tutti. Che succede? Oh! Siamo diventati piccoli. Come dei giocattoli. E la cosa mi ricorda molto Toy Story. Bam! Qui qualcuno è morto e non si sa perché. Ecco qui la mia casa, ragazzi. La mia bellissima piccola casa, una delle tante che ho, perché del resto... Ok, prendiamo una katana, che mi alletta la cosa. E vedo che ci sono molte armi qui, molte armi natalizie. Ah, che bella atmosfera di Natale, non è vero, ragazzi? Lista di Babbo Natale. Babbo Natale, voglio costruire un pupazzo di neve. Do you wanna build a snowman? Pipe bomb. Beh, non l'ho proprio costruito il pupazzo di neve, mi sono semplicemente teletrasportato. E quello cos'è? Yeah, no. Oh! Qualcuno avrebbe potuto avvisarmi che quella troia si sarebbe scongelata. Qui, come vedete ragazzi, abbiamo una bella visione dall'alto della nostra casa. Ho anche delle foto dei personaggi di Left 4 Dead 2, non si sa perché, non chiedetemelo. E questo è il mio letto e questo non lo so.
action. The Holly Green the AC. Oh, hell yeah. The prettiest picture you've ever seen is Christmas in Killarney with all of the folks at home. Lo sentite l'atmosfera, ragazzi? Andiamo ad uccidere un po' di elfi. Stavo per dire zombie, ma in realtà sono elfi. Vabbè, anche zombie. No! Si mette male! Si mette molto male! Pezzi di merda! Volevo dire che birichini mi hanno sorpreso! Mi fai compagnia per caso? Non vogliono farmi arrivare a bronzo, a quanto pare. Vediamo se in questo nuovo survival, anche questa mappa abbastanza natalizia, se riusciamo a cavarcela meglio. Ecco. Appena inizi, tutte le volte devono cominciare a chiacchierare, no? Grabbing pills, I'm taking this medicate. Oh, shotgun over here, chainsaw over here. Non continuo a parlare. Stessero zitti un secondo. Cosa volevo dire in realtà? Nuova mappa natalizia, Natale, Natale ovunque. Oh, oh, oh. Va bene, ragazzi, siete pronti a ricominciare la festa? E sia. Beh, ho fatto del mio meglio anche qua. Vi ammazzo tutti! Vi ammazzo tutti con il mio omino di zenzero! Potere all'omino di zenzero! Oh oh, bene ragazzi, spero di avervi trasmesso abbastanza spirito natalizio e per questo speciale di Natale con Left 4 Dead e qualche mod è tutto. Spero di non aver fatto troppo schifo, inoltre spero di aver lasciato Bigos nel tema degli horror, perché insomma per uno speciale di Natale e per un canale che tratta di giochi horror è difficile trovare qualcosa che vada bene senza uscire fuori tema, ecco. Comunque spero davvero che vi sia piaciuto. Dai, esci fuori. Dai, t'ho visto, è inutile che ti nascondi. Violazione di domicilio. Pazzesco. E l'ho già beccato l'anno scorso, eh. Vabbè, cosa ha fatto qua? Cos'è successo? Lo speciale di Natale è già stato registrato? Ah. A questo punto posso già passare alle conclusioni e dirvi grazie ragazzi, grazie per questo speciale di Natale, questo terzo speciale di Natale assieme e veramente grazie anche a quelli che mi fanno le fan art, perché nell'ultimo periodo una persona su DeviantArt mi ha fatto alcune fan art, una anche in occasione del Natale e veramente ragazzi era da un po' che non ne ricevevo e se qualcun altro di voi vuole farne io...
Posso soltanto esserne felice. Non so davvero cosa dire oltre a chiedervi di supportare questa persona che ha fatto questi disegni, davvero. A tutti quanti, buon Natale, ma soprattutto stay big!